Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marcheggiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Ciao Fabio, è bello oggi, guarda, quasi mi verrebbe voglia di tornare a giocare. Vediamo dunque gli schieramenti delle due squadre. Partiti. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Cerca di allungare il gioco. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Savic riconquista la palla. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Bella serie di passaggi. La mette in avanti. E trova bene il compagno. La mette sulla sinistra. Lukaku con il cross. E nessun attaccante riesce a raccogliere il traversone. Questa partita finora non si è rivelata certo avvincente. Siamo ancora all'inizio, speriamo bene. Vuole la profondità. Lukaku va a cercare il secondo palo. Il cross non era male, brava la difesa in questa situazione. Non è la gara che ci si aspettava, Fabio. I portieri praticamente non sono stati mai chiamati all'intervento. Savic prova a giocarla in profondità. Palla giocata alta sulla fascia. Caicedo cerca la profondità sulla fascia, la gioca in... e va a colpire di testa e c'è il gol della Lazio e arriva così il gol del vantaggio. Un cross perfetto, non poteva sbagliare, c'era scritto basta spingere. Questo è un colpo di testa da manuale, la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso, niente da fare per il portiere. Il risultato si sblocca, 1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Ci mette il fisico e conquista il pallone.
provano a ripartire da dietro. Savic. Lukaku raccoglie un passaggio dalle retrovie. Va di testa! La difesa non si fa sorprendere, spazza. 15 minuti alla fine della prima frazione. Palla in avanti, colpisce il pallone. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Il passaggio è stato illuminante. Certo, l'azione avrebbe meritato di finire con il gol. Cáceres. Cerca la fondo sulla sinistra. Nani. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Ecco Lucas. Ecco il tiro. Sarebbe stato un gol straordinario. Peccato per la conclusione. Voleva il tiro da una posizione meno defilata e si è portato verso il centro. Questo è un giocatore che sa vedere la porta. Cáceres legge bene l'azione, blocca il pallone. Prova la giocata nello spazio. Può andare! Nani! Insacca le spalle del portiere! Sembrano avere il totale controllo della gara. La Lazio ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Lucas, di forza. Lukaku. Palla in profondità sulla fascia. Bel gesto tecnico. Lucas. Palla larga in profondità. La butta dentro. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Come ti sono sembrati questi 45 minuti? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Si parte per la seconda frazione di gioco. Lucas. Basta! Allarga sulla fascia. Può cercare il taglio in mezzo. Prova ad andare via con eleganza. Lucas. Ci prova. La toglie dalla porta! Che grande parata! Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. C'è il colpo di testa! E hanno segnato ancora! E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Ha difeso benissimo il pallone, con il fisico. Poi si è coordinato e è andato al tiro. Si riparte dal 3-0. La mette sulla sinistra. Le squadre lottano per il possesso del pallone. La appoggia sulla fascia. Cerca la profondità. Qui deve tirare.
Una parata stilisticamente non perfetta, ma era una palla velenosa e alla fine conta il risultato. Lucas. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza, evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta, secondo te fanno bene o fanno male? Guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei contro, non si può fare un discorso assoluto. Ma considerando l'abilità di questa squadra nel gioco in profondità, credo abbiano ragione. Con questi non puoi correre rischi, si muovono benissimo senza palla e arrivano in porta in un attimo. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Cross in arrivo. Bello intervento difensivo. Basta, con un pallone in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Caceres. Autore di un assist. La qualificazione sembra in cassaforte. È probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto che a macinare gioco. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Caceres. Caicedo. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Sembra esserci un cambio. Esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio. Vediamo se la squadra ne avrà beneficio. C'è la palla lunga, in avanti. Basta, scodella in avanti. C'è l'opportunità. Savic! Palla dentro, c'è il gol! Partita che sembra già chiusa e continuano a insistere per giunta. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. E loro è un dominio assoluto. Palla in profondità sulla fascia. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. E qui si scaldano gli animi. È una partita intensissima. Attenzione, attenzione, qui c'è una rissa. Palla nel portiere, ha bloccato senza problemi. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Nani. Si riparte con un fallo laterale. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco.
Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Si allunga e trova la palla. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Nani. Attenzione, grande chance. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Stanno mantenendo il possesso della palla nella zona centrale del campo. Servirebbe a questo punto un passaggio filtrante. Prova con la palla lunga. Bell'anticipo, pericolo sventato. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Allarga sulla fascia. Elegante. Basta. Savic. Basta. Allarga il gioco a destra. Immobile. Riceve la palla. Savic. Prova a passare con un pallone profondo. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Una vittoria nettissima, con gli attaccanti ovviamente che sono stati splendidi nel concretizzare le occasioni da gol. Il direttore di gara sancisce la fine. Qual è la tua opinione sulla gara? Quando sfrutta